Buongiorno a tutti cari amici telespettatori, riders e appassionati e benvenuti sul circuito di Franciacorta per il secondo round stagionale dei trofei Wheel Up Motoestate 2017. In cabina di commento con voi, come sempre, Alberto Fontana, speaker del portale racebooking.net e Andrea Tomio, pilota della Race Attack 600. Buongiorno ragazzi. Un evento organizzato in grande stile questo da parte di Sprint House, l'organizzatore dei trofei Motoestate, con tantissime attività nel paddock, oltre a quelle naturalmente presenti in pista. Infatti per il pubblico che vuole assistere alle gare, quello di Franciacorta è sempre un evento top. Sì, c'è sempre di tutto dentro, dal trial alle minimoto. Esatto, davvero un evento ricchissimo, come hai detto tu, lo spettacolo di Fabio Lenzi con la sua combriccola di pazzi che fanno spettacolo col trial nel paddock, e il pullman blu della Polizia di Stato, la guida sicura, quindi i primi passi per la guida a bordo di una moto. I bambini possono gratuitamente fare un corso di guida. C'è lo spazio per i bambini. E tu che sei istruttore di guida sai bene quanto esatto, sia importante questo. Importantissimo. E poi i bambini ancora più piccoli possono essere lasciati in un'area con il gioca bimbi, dove possono giocare tutto il giorno seguiti da delle animatrici. Queste sono alcune delle tantissime attività presenti oggi nel paddock dell'autodromo di Franciacorta. Ora noi partiamo come sempre con la sigla e poi andiamo ad assistere alle gare di questa giornata. È sempre stato uno spettacolo e sicuramente lo sarà anche oggi la gara della Moto Estate e Moto di Serie 600. Queste due categorie accorpate in un'unica griglia, quindi cercheremo anche noi di farvelo capire nel commento di questa gara. Ma prestate attenzione perché i vincitori saranno due. Uno della Moto Estate, ovvero la cosiddetta Open, categoria libera con gomma libera, e uno invece quello della Moto di Serie. Tra l'altro, se facciamo qualche passo indietro nella storia di questi campionati, vediamo che nella 600 Open il vincitore del campionato l'anno scorso fu Daniele Corradi, nel 2015 fu Lorenzo Renaudo, nel 2014 fu Andrea Manici, che poi non abbiamo più visto correre se non qualche wild card nel 2015, nel 2013 ancora Renaudo e nel 2012 ancora Corradi. Quindi è stato un duetto Renaudo-Corradi per gli ultimi 5 anni. Che se la sono data a battagliare loro. Eh sì, assolutamente. E è difficile dire chi vincerà quest'anno perché ci sono tante wild card e non si sa quante gare faranno. Quindi quello è il problema. Eh sì, quindi è difficile capire. Avrei detto Corradi perché è in testa al campionato, ma Corradi si è infortunato. Sì. Quindi oggi non c'è e sai, è una chance per tutti gli altri quella di poter fare punti importanti in ottica campionato. Nella moto di serie invece, con moto con regolamento molto rigido, moto di praticamente di serie originali, con monogomma Dunlop, il leader del campionato in questo momento è Michele Filippi, ma la lotta è apertissima con Giorgio Besana per chi si vincerà il campionato. E se andiamo a vedere nel passato il palmarès di questo trofeo, nel 2016 l'ha vinto Villa Magna all'ultima gara giocandosela con Besana, nel 2015 lo vinse Perseguin, che aveva un punto di vantaggio su Lollis, la sarebbero giocata all'ultima gara. Lollis è spaccato la clavicola 2 settimane prima della gara, quindi tieni Manuel, tieni la vittoria del campionato, eccotela qua. Nel 2014 Luca Tarenzi, un gran campionato il suo, nel 2013 vinse Serafini e nel 2012 vinse Diego Nardin, che adesso milita nella Race Attack 600. Andiamo quindi a vedere la griglia di partenza, che come dicevo presenta tantissime wild card, con la pole position di Luigi Brignoli, pilota del National Trophy 600, davanti a Matteo Samarani, che se non sbaglio dovrebbe fare il CIV, e alle loro spalle Niccolò Capelli, che sta correndo per un obiettivo importantissimo, quello di andare a correre sull'isola di Man. Quindi una passeggiata, insomma. Sì, una garetta proprio così. Dovrebbe fare, me l'ha detto, solo che le confondo sempre, non mi ricordo se è la Northwest o un'altra gara. Beh, insomma. E tra l'altro lui ha un ruolo molto importante oggi, perché deve collezionare almeno 6 risultati utili, sì, ce l'ha detto, sì, con un certo distacco dal leader della gara per potersi iscrivere a queste gare. Quindi comunque deve fare una gara conservativa oggi. Deve fare 6 gare in Italia con dei risultati, come stavi dicendo tu, almeno 6 gare più tot in salita,
e poi può andare. Esatto, esatto. Alle sue spalle Michele Mascoli, quarto della Open col tempo di 1:15.485, migliorato tanto, parte quarto, può aspirare al podio qui oggi in questa categoria. Alle sue spalle la pole position della moto di serie, quella di Hermes Fada, che ha preceduto di non so quanti millesimi, comunque li contate con le dita di due mani, ha preceduto Davide Frusconi in sesta posizione. Hermes Fada, ricordiamo che corre nel trofeo Bridgestone 600, esattamente come Davide Frusconi, che corre anche lui nel trofeo Bridgestone 600. Sono abbonati a questa gara, la fanno tutti gli anni, e sono proprio due wild card presenti oggi per divertirsi qui a Franciacorta. In settima posizione Giorgio Besana, colui che aspira alla vittoria di campionato, che ha girato in 1:15.568. Dietro di lui Kevin Intrieri, seguito da Niccolo Giri, che si trova in nona posizione col numero di gara 9, sembra proprio l'abbia fatto apposta, esatto, col tempo di 1:15.6. Oh, pazzesco, qua i piloti sono vicinissimi. Mamma mia, incredibile, ci sono 7 piloti in 3 decimi. Davvero pazzesco, davvero pazzesco. E Niccolo Giri, tra l'altro, l'anno scorso ha corso nella Moto Estate Open con una moto di serie, quindi facendo comunque un gran campionato. Quest'anno si è presentato con una moto non sua, perché la sua purtroppo gliel'hanno rubata qualche settimana prima della gara. Una sfiga pazzesca, e riuscirsi a difendersi così con una moto non sua, davvero un risultato pazzesco. In decima posizione Francesco Curinga con la sua moto giallo fluo, la vedete anche a un autodromo di distanza, col tempo di 1:15.734 e il numero 48 stampato sulla carena. Undicesimo Graziano Mele della categoria moto di serie con la sua Yamaha R6 argentata, numero 85, 1:15.793, ha preceduto Michele Filippi, che mi chiedo cosa ci faccia così indietro. Quando poi guardo i tempi vedo che si è preso solo mezzo secondo dalla pole, però sono 7 posizioni di distacco, parte 12esimo anziché quinto. Infatti, se no, ti vedi, in 1:15 ci girano in tanti. Sì. Dal quarto fino al dodicesimo, girano in 15. Quindi è un attimo trovarsi due quarto, decimi, quinto o dodicesimo. Pazzesco, due decimi e parti due file più indietro. Quinta fila per Luca Pirotti, Mauro Poncini e Francesco Bocenti. Sesta fila per Giovanni Aldeghieri con la sua Yamaha R6, numero 52 col tempo di 1:18.182, che ha preceduto Francesco Bernoni, distaccato di un solo decimo. Ricordiamo che Bernoni l'anno scorso correva nella Mini Open, si è infortunato, ha fatto solo due gare, quest'anno ha detto: sai che c'è, mi prendo un bel 600, vengo qui, mi faccio il moto di serie, e se la sta giocando in sesta fila con Giovanni Aldeghieri. Con le moto che si schierano adesso sulla griglia di partenza, io pronostico un Brignoli che scappa e un Samarani che insegue. Ma nella moto di serie io non scommetterei mai neanche un euro. No, sulla moto di serie io non scommetto, perché non me la sento. Sicuro Brignoli prova a scappare, questo è chiaro. E Samarani non starà lì di certo a guardare. No, si è preso 6 decimi in qualifica, ma sai, poi in gara la gara è tutta un'altra storia. Con i motori 600 che tra poco saliranno a 16.000 giri sul rettilineo del circuito di Franciacorta per regalarci come sempre grandi emozioni. È tutto pronto per l'inizio di questa gara, scantano le moto, si parte in questo istante con Brignoli, partito bene, va a difendere subito all'interno la traiettoria con Capelli, che per un attimo rischia di girare il comando, ma poi è costretto a mollare i freni, a mollare il gas e a tirare i freni vista la chiusura di Brignoli, e si rimette in terza posizione. Un Borcamera sulla moto di Filippi, in lotta con Graziano Mele, ci prova la curva 3, da paura il sorpasso di Michele Filippi, che guadagna subito una posizione all'inizio di gara, da paura, mettendosi sì, davanti a Mele, perché buttarla subito dentro lì nel sinistra con la gomma al primo giro c'è da fidarsi molto della moto. E tra l'altro è un posto dove cadono tantissimi amatori, quello lì. Assolutamente, è proprio per quel discorso che stavi dicendo, che è la prima curva a sinistra dopo una serie di curve a destra. Esatto. Guarda come va là. Doveva mettersi dentro alla 10, ripreso dalla moto di Mele, da paura il sorpasso di Filippi, che in un giro guadagna due posizioni e si porta in decima posizione assoluta naturalmente, e lì davanti Besana è a un tiro di schioppo. Certo, tra quel tiro e quello schioppo ci sono altre 6 moto che vorranno anche dire la loro, ma mamma mia, intanto Mascoli, anche lui passato da Michele Filippi, scatenato. Mascoli forse fa bene a lasciarlo andare, perché non si stanno giocando la stessa classifica. Ricordiamo che Mascoli corre nella Open mentre Filippi corre nella moto di serie. Secondo giro di gara, Filippi da 12° a 9°, ha già passato 3 moto, e adesso Besana, che è quarto assoluto nonché leader della sua categoria,
È lì. E potrebbe arrivare a prenderlo. Intanto Capelli, terzo, sta cercando di tenere prova il passo di Samarani, però lì davanti va forte. Sì, guarda anche i tempi, vanno forti, sì. Sì. Sono troppo, un po' troppo il distacco. 13-1, tra l'altro, mi chiedo come mai. Io tutte le volte che vedo Brignoli qui fa sempre dei tempi diversi, ma a volte l'ho visto fare 12-1, a volte come oggi 13-1. Allora, considera che ieri la pista non era nelle condizioni, anche noi abbiamo girato un pelo più piano, era scivolosa, tutti si sono lamentati che la pista era un pelino più scivolosa, quindi sai, magari quello che ti dice, ah io lì ho fatto quel tempo, sì, ma dipende in che giornata, le condizioni, non è sempre uguale. Oh, 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 doveva frenare Kuringa, su Fada! È pericoloso. Aia! E qua si vede l'esperienza di Hermes Fada che nell'incrocio di traiettoria si rimette subito davanti come se niente fosse stato. Sì, effettivamente poi considerando che Brignoli fa wild card e lui se deve lanciare la moto è meglio che la lanci al National, esatto. Nel senso, cioè, se deve prendersi dei rischi, certo, è meglio che li prenda lì. E sai, magari oggi dice, oh, ma la magari la prende come invece che andare a fare una giornata d'allenamento, sta facendo la gara. Sì, esatto. Andare a fare le prove libere e dice, facciamo la gara. Di solito, effettivamente, fa così. E Capelli, onboard camera, sempre sulla sua R6, ha perso ormai il trenino lì davanti. Ma ricordiamoci che l'importante è portare a casa risultati utili per quello che è il suo vero obiettivo, ovvero andare a correre nell'isola di Man. E sono in tanti che hanno questo sogno, è affascinante davvero. È affascinante anche ad ammirare il coraggio, io solo a vederli, non lo farei mai. Solo a vederli dalla televisione mi fanno paura. Esatto, esatto. Attenzione, 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 allarme rosso, DEFCON 3 come si direbbe nei film americani, quelli apocalittici, dove arriva il terrorista di turno che vuole sganciare bombe su tutto il mondo, perché è arrivato Filippi qui dietro, il terrorista che nelle mani c'ha le bombe e vuole andare a lanciarle alle moto davanti a lui. Intanto qua ancora lotta con Frusconi e Graziano Mele per la 11ª posizione. C'è un errore nella grafica, vedete scritto Davide Fruscone, purtroppo è proprio nei risultati di gara, hanno scritto per sbaglio Fruscone e le nostre grafiche vengono generate in automatico dai risultati di gara e non è che ci possiamo fare tanto, e purtroppo è così, però sappiate che ci teniamo a dirlo, si chiama Frusconi e non Fruscone, no, perché poi dopo poi, ah no, avevi detto che no, 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 Frusconi, no. Frusconi, e non so perché hanno scritto Fruscone, tra l'altro inizio a pensare che Frusconi sia partito molto male, perché partiva sesto alle spalle di Fada. Fada è rimasto, oh, oh, Filippi alla curva 5 guadagna una posizione e si mette all'inseguimento di Kuringa davanti a lui. Dicevo, Filippi era sesto alle spalle di Fada e adesso Fada lo vede lì lontano e Frusconi si trova a dodicesimo, quindi deve essere partito male, perché molto, molto male. Dopo rivedremo le partenze. Eh sì, per perdere sei posizioni deve avere, aia, oh! aia. Un punto anche veloce lì, eh. Eh sì, la moto deve andare a prenderla un bel po' di metri più in là. Per fortuna c'è una via di fuga molto importante, quindi è difficile che la moto poi vada in ghiaia a cappottarsi. Grazie Ettore Bonara per aver fatto quella via di fuga lì. Tanti motociclisti ti ringrazieranno. Ringraziano. Perché andranno a recuperare la moto senza grossi danni. Intanto qui ancora battaglia tra Kuringa e Fada. Kuringa ci riprova nell'esatto punto di prima. Ah, prova a mettersi dentro. Fada rialza la moto e Kuringa con una sportellata virtuale è andato a passare Fada e Filippi. Ne approfitta anche lui. Bravissimo Filippi a intravedere lo spiraglio. Deve fare così. Se vuole andare a prendere Besana lì davanti, deve andare a prendersi ogni occasione che gli capita. Fada va a frenare forte, ma non così forte, per andare a passare Intrieri che si trova davanti a lui. Intrieri, tra l'altro, che cognome strano, chissà da dove viene. Forse Sardegna. No, di solito finiscono con la U i cognomi sardi. Sì. Rivediamo un po' di partenze. Partito come un fulmine, Capelli. E poi hai visto come trovato, si è buttato di qua, eh? Già, bravo, lì si vede l'esperienza di Brignoli. Sì. E Capelli lì, per evitare il patatrac, ha dovuto. Quella è l'esperienza, si è buttato di qua, lui ha dovuto chiudere il gas, si è riallargato e lui ha fatto la sua curva normale. Sì, è vero, è vero, è vero. Partenza da Oscar per Giorgio Besana, che è stato bravissimo a partire. Poi lì davanti Fada, aia, ecco dove che ha perso le posizioni, l'hai vista l'imbarcata, sì, che ha preso? Sì, forse si vede anche da qua, ma forse, sì, forse no. Boh, vediamo, intanto Frusconi è partito proprio male, l'abbiamo visto adesso dalla partenza di Mele, il quale però è partito
Porca vacca, che partenza da paura quella di Graziano Mele. Comunque sì, si è intravisto per un attimo, sì. E l'imbarcata che ha preso Fada in partenza. E lì basta un attimo, ti passano in 4-5. Eh sì, infatti era primo, poi è stato passato, adesso si trova ottavo, con diverse moto di fronte a lui. Sempre telecamera on board sulla moto di Davide Frusconi, ancora in lotta con Graziano Mele. Una lotta che ormai si protrae da 5 giri, perché ci troviamo adesso al quinto giro di 13 totali previsti e non riesce a passarlo. No, quindi no. Bravo Frusconi perché riesce a restare attaccato, ma bravo Mele perché non riesce a farlo passare. Anche e lui, quindi... infatti. Ah! Stesso punto. Aia! Gravissima la caduta di Capelli, che deve rialzare la moto e ripartire subito se vuole portarsi a casa un risultato. Guarda, quello lì è un punto maledetto. Io sono caduto nelle prove sabato e non c'è verso. Lì arrivi coi freni in mano, c'è un avvallamento e si rischia veramente ogni volta di stendersi. E che arrivi piano lì. Eh sì, arrivi... Non hai tanto carico sull'anteriore. No, poi il problema di quella frenata lì, che poi è leggermente in discesa, poi inizia ad esserci l'avvallamento, tu c'hai ancora i freni in mano fino al punto di corda, non capisci neanche cosa sta succedendo, ti trovi per terra. Vero, vero. E più che altro la maggior parte delle cadute che vedo che è difficile, cioè, si può cadere dappertutto, sì, però certo. Intanto che sgomitate qua davanti, da paura, mamma mia. Sì. Dicevo, quello che il maggior numero di cadute che vedo lì è non in ingresso, no? Ma in percorrenza. Sì. Proprio per quel discorso, che la strada è rovinata lì. È rovinata, tu stai entrando, perché poi ad un certo momento molli tutto. Sì. Quando sei ormai dentro, t'abbandona senza dirti niente. Senza dirti proprio niente. Ciao, tu esatto. Torni a casa, ti trovi la lettera tanto sul tavolo. Tanto sei già vicino all'uscita dei box, sì. Poi rientri. Esatto. Forse l'hanno fatto apposta. Così il carrello non deve venire esatto. A riprenderti. Sì, sì, ti abbandona proprio così. Come se non fosse mai successo nulla. E non è una curva per dire come la Rio di Misano, dove si cade tanto perché arrivi frenatissimo, no, e proprio esatto, si chiude in frenata. È una cosa diversa, sì. Lì proprio tu sei lì che dici adesso faccio la mia bella curva. Perché, e la moto non... Perché cioè, poi sei in un punto che sei talmente tranquillo, sì, che dici non può essere. Non può essere che sono caduto qui. Sì, non ci posso credere, no. E proprio intanto riparte Capelli, riparte. E sono curioso di vedere adesso se questo risultato qui sarà utile per portarsi a casa l'iscrizione all'isola di Man, o se dovrà iscriversi a un'altra gara per compensare e andare a fare un risultato utile. Peccato, è un duro colpo per lui, al di là del campionato moto estate, proprio per quell'obiettivo che ha. Eh sì. È davvero un durissimo colpo per lui. E chissà se la moto è a posto quando l'ha rialzata, chissà se ha ancora le pedane e tutte quelle cose lì a posto. E questo è uno dei problemi, perché nel caso si continua con quello che si ha. Quello che è rimasto attaccato è rimasto attaccato. Nel frattempo Nicolò Giri in quarta posizione sta facendo un garone pazzesco, perché si trova quarto nonché terzo della sua categoria. Lo vediamo qui adesso alle spalle di Besana, che inizia anche a dargli un po' fastidio, a mettergli anche un po' pressione. Ma la vera pressione... Eccola, aia! Un'altra un'altra caduta, un'altra sempre caduta. Sempre stesso identico punto. Sempre lì, sempre lì, sempre lì. Aia! Oia! Oddio, Madonna! Che brutto posto dove cadere! Mamma mia, ragazzi, cosa hai evitato? Che rischio che ha preso Giri! Porca vacca! Era paura, eh? Mamma mia, che rischio che ha preso! Oddio, per un attimo l'ho visto anche colpito da qualche moto. È quello che ha spaventato. Sì, si sono spaventati anche qui dietro Kuringa e Fada, con Fada che però sembrerebbe non avere... E instillato il gene della paura nel suo DNA. Ma la moto è ancora lì per terra. Ho visto la moto ancora là. Bisogna fare attenzione che la portino via al più presto, perché proprio all'uscita del cordolo doveva mettere le ruote. Sì, un posto pericolosissimo, perché se esci a cannone ti metti giù nel cupolino, non guardi cosa c'hai davanti, sei sotto la ruota. Sì, esatto. Insomma, e lì il botto lo fai veramente forte, al di là del farsi male, proprio poi la moto la disintegra. Esatto, ti trovi la moto di qua e la forcella di là e la ruota che rotola per arrivare. Rip moto, c'era un video in giro che girava, sì. Che si divideva in due la moto. Il pilota non si è fatto niente, fortunatamente, sì. C'era proprio la moto, si è divisa in due. Aia, 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 attenzione, perché nel frattempo, con tutte queste carambole e anche con la sua bravura, Filippi ha preso Besana. E qua
ci si gioca la vittoria della moto di serie 600. Sventolo ancora le bandiere gialle, c'era, per segnalare che ancora la moto là. È possibile, sì, che ci sia ancora la moto, o perlomeno i pezzi. La moto non la vedo, l'hanno tolta per fortuna, però ci sono i pezzi. Nel frattempo noi vi stoppiamo la gara per 35 secondi. Occhio al riquadrino in basso, breve spot pubblicitario. Torniamo subito con voi. Nuovo Kobo Track Tracer. Non solo un cruscotto plug and play, ma anche un acquisitore di dati telemetrici. Scarica i dati telemetrici tramite Bluetooth e visualizzali su PC e tablet. Carica le telemetrie sul cloud e condividile coi tuoi amici sul portale Race Booking. Il cruscotto è compatibile per Honda CBR 600 RR e Yamaha R6. Acquistalo ora su www.koboforbikers.com. Kobo Track Tracer. Let's know your performance. Allarme rosso per la vittoria della moto di serie 600. Filippi è scatenato dopo averne passati 5 da... Anzi, che cavolo dico? Avevo pure 9 in matematica. Ne ha passati 8 da dodicesimo a quarto assoluto, nonché secondo della moto di serie. Adesso ha messo nel mirino Giorgio Besana e vuole andare a prenderlo a tutti i costi. Intanto qui dentro battaglia ancora tra Frusconi e Graziano Mele. Giù nel cupolino Frusconi, questa volta stacca fortissimo, non ce la fa a chiudere, anche però troppo forte per evitare di lanciarsi come capelli entrieri. Ha deciso di rialzare la moto e lasciar sfilare Graziano Mele, che sta facendo una gara da paura. Graziano Mele, una gara intelligentissima e di grande maturità, perché sta tenendo dietro un pilota esperto come Frusconi ormai da diversi giri. Filippi è scatenato, Filippi ha preso Besana ormai da 2 giri e adesso vuole andare a passarlo a tutti i costi. Prova l'attacco alla curva 5-6, bravissimo Besana a staccare fortissimo. In un punto in cui staccare forte può essere traditore, perché c'è un avvallamento importante in staccata. E guarda Besana come va a difendere qui la porta all'interno della curva 8, e nonostante ciò riesca comunque a uscire forte. Esatto, esatto, è molto bravo. Sta andando a fare una gara difensiva a tutti gli effetti Besana. Ormai ha lasciato perdere il crono, ha lasciato perdere tutto quanto, perché l'unico obiettivo è andare a tenersi dietro Filippi. Intanto è quadrato Aldeghieri, proprio l'avete visto in questo momento, che sta facendo anche lui una bellissima gara. Si trova undicesimo e alle sue spalle troviamo Poncini e Bernoni tredicesimo. Oh, l'attacco di Filippi dentro su Besana, un attacco alla morte questo qua di Filippi con Besana, che gli dice prego passa che tanto ti rinfilo qui, ed è tutto da rifare per Michele Filippi. Però... mamma, dove, cosa ha fatto, come ha fatto a uscire così forte dall'ultima curva, dove si è infilato Filippi? Ma Besana ha il vantaggio di traiettoria e tiene la posizione all'interno. Da paura, da paura. Si sono fatti tutto a rettilineo affiancati, spalla contro spalla della serie. Chi stacca prima, stacchi te, stacco io. Hai visto come sbanda la moto di Besana? Sì, ho visto. Staccata, sbanda tantissimo. L'ho visto, davvero ci va tanto forte. Guarda dove frena Besana. Guarda dove frena Giorgio Besana, numero 98. Peserà qualche chilo in meno di Filippi, ma quando va a schiacciare il freno sulla leva destra della sua R6 del team di Paolo Cannizzaro, sfrena fortissimo. Intanto Filippi esce forte dalla 8. Guarda Besana dove resiste. Da paura, da paura. Ma Filippi è entrato fortissimo a cannone nella curva 10 e si è preso il comando della gara con questa lotta durata non so quanti giri, non so quante curve, ma Filippi è lì davanti. Si guarda anche dietro per vedere dove è Besana. E attenzione, perché in questa lotta qui Fada potrebbe andare a prenderli e andare a dire anche la sua per la vittoria. Mentre Kuringa lì dietro Fada, l'ho visto con una gambina fuori in tutto il rettilineo, non capivo perché. Boh, ha rotto la pedana. Ah boh, farsi tutta la gara senza pesana, senza, sì, senza Besana. Senza Besana. Senza pedana. È veramente dura. Deve essere dura, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Stavo ricapitolando, quindi oltre alla top 10 troviamo Aldeghieri, Poncini, Bernoni e Capelli. Capelli che sta cercando di andare a recuperare qualche posizione. Eccolo qua inquadrato adesso proprio Francesco Bernoni, che al contrario della gara di Varano in cui aveva fatto dei bei sorpassi, purtroppo qua si trova senza nessuno davanti da andare a passare. Si starà annoiando un po'. Eh sì, Aldeghieri oggi ne aveva qualcosa in più rispetto a lui, e quindi infatti ha allungato al punto addirittura da passare Mauro Poncini. Quindi Aldeghieri ha fatto un miglioramento in questa seconda fase di campionato da paura. Hai visto dove ha messo le ruote? Sì, sì, no, ma avevo già visto prima dall'onboard dove si era andato a infilare. Sta veramente facendo delle strade improponibili. Sì, qua vabbè, ciao. Ciaone proprio, un altro sport.
col gomitino, inizia a metterlo come alla Marquez, Prignoli, ovvero che lo deve piegare per non grattarlo troppo. Bravo, stile di guida bellissimo. E guarda la differenza di stile rispetto a Besana, old school e comunque, oh, stile, uno stile, infatti, Besana si stava vincendo la gara fino a un giro fa, quindi... Per l'amor di Dio, poi dopo non è detto che guidare così sia così redditizio a livello di tempi. Perotti, la tua scuola non serve a niente. No, non è vero, serve. Serve quando per si inizia... le foto? Sì. No, per le foto. No, al di là del tutto, poi io nella mia totale neofità, non penso esista il termine. Neofiticità, non lo so. Quella roba lì, sono un neofita. Però oh, la sento, cioè quando vai a metterti in un altro modo sulla moto, lo senti, certo, che carichi l'anteriore. Quindi serve, diciamo che serve soprattutto quando inizi a spingere veramente tanto. Sì, ma l'unico vantaggio di fare quel tipo di guida lì è che praticamente eviti di piegare tanto in più moto del dovuto. Esatto. Quindi per uno che sta appunto iniziando, all'inizio uno che arriva dalla strada tende a stare piantato sulla sella dritta in mezzo, invece rischia di più che fare manovre del genere. Esatto, assolutamente è una scuola utilissima, stavo scherzando, caro amico Fabrizio, è una scuola che serve tanto proprio per questo motivo che dici te, e al di là di migliorare poi la tua guida e forse anche le prestazioni, però migliori proprio il fatto che la moto non la pieghi tanto e difficilmente cadi. E nel frattempo Capelli sta cercando di recuperare, ha preso Bernoni, sta guidando disperatamente Capelli per andare a recuperare posizioni. Da come fa questa curva a destra credo che non ha la pedana o ce l'ha veramente messa male, l'ha visto la fatica che fa. Oppure è successo, come è successo appunto a me, di avere rotto sia la pedana che il pedalino del freno. Urca, dove la metti il piede? Niente, lo lascio lì, sospeso. Può essere per chi usa tanto il freno posteriore. Se arrivi lì e non hai il freno posteriore, fai fatica, no? Sì, assolutamente. Nel frattempo inizia l'ultimo giro di gara e Filippi ha dato una lezione a Besana in questi ultimi giri e in queste ultime curve. Ha allungato tantissimo, ha messo il turbo. Io non so come abbia fatto a migliorare così tanto rispetto alla qualifica, ma veramente ha fatto un salto in avanti da paura. Ancora lotta qui dietro con Frusconi e Graziano Mele questa volta va a frenare fortissimo. Ha capito che lì Frusconi vuole andare a passarlo e Mele va a difendere con una potenza frenante davvero da fuori scala. Davvero da fuori scala. Inizia adesso per loro l'ultimo giro. Lì davanti era già iniziato ormai da qualche curva, con Frusconi che ancora intravede la possibilità di andare a passare Mele, e Kuringa che ha perso qualcosina e adesso è stato raggiunto proprio da Frusconi Mele, anche se Kuringa dovrebbe essere di un'altra categoria, credo sia nella Open, adesso così a memoria non me li ricordo tutti, ma dovrebbe essere, quindi in tal caso non guadagnerebbero posizioni per la classifica. Guarda Mele come va a difendere. Nel frattempo Luigi Brignoli, dopo una gara in solitaria, transita su una ruota sul rettilineo di Franciacorta e vince la gara davanti a Samarani per la categoria Open. Questi sono i due vincitori, anzi il vincitore e il secondo classificato della categoria Open. Brignoli saluta qualcuno. E una gara ormai preannunciata questa qua. Beh, al di là che Samarani forse avrebbe potuto migliorare in gara, però Brignoli già si vede sapeva che si vede che Samarani era abbastanza impiccato. Sì, assolutamente sì. Ha provato ad attaccarsi ma non è riuscito a tenere il passo. Continua la battaglia tra Frusconi e Graziano Mele. Intanto attenzione, segnalo la caduta di Aldeghieri, che purtroppo è caduto a due giri dalla fine. Ci prova all'esterno Frusconi con Mele che difende la traiettoria interna. Frusconi è lì. No. Mamma. No. Per un attimo ho visto davanti Frusconi, ma Mele è stato bravissimo a difendere la traiettoria interna e restare lì davanti. Peccato per Aldeghieri, che purtroppo è stato vittima di quella caduta. Ha perso punti importanti perché stava facendo una bellissima gara. Si trovava al margine della top 10 assoluta, che sarebbe stato davvero un grande risultato. Mentre Capelli nel frattempo ha raggiunto Poncini e Bernoni, li ha passati proprio negli ultimi due giri. E la regia chiaramente ci ha fatto vedere la lotta tra Frusconi e Mele, perché era veramente una lotta importante, e soprattutto perché si rischiava di vedere qualcosa di bello così come è stato. E alla fine l'ha spuntata il buon Graziano Mele, che ha fatto una gran bella gara. Filippi, voto 10 e lode. Direi 10 e lode, sì, perché ci ha messo un impegno fuori dal normale. Davvero incredibile, davvero incredibile. Ricapitolando quindi l'ordine di arrivo per queste gare, vediamo vincitore della Open Luigi Brignoli davanti a Samarani, davanti a Kuringa che comunque fa un podio molto importante,
davanti a Capelli che chiude quarto, mentre non classificati purtroppo ritirati tutti della Open sia in giri che in trieri che mascoli. Nella moto di serie 600 troviamo vincitore Michele Filippi davanti a Besana e davanti a Hermes Fada, poi a seguire troviamo Mele, Frusconi, Bocenti, Pirotti, Poncini, Bernoni e Giovanni Aldegheri, non classificato, purtroppo ritirato a due giri dalla fine per incidente. Qui dall'autodromo di Franciacorta è tutto, vi ricordiamo che il prossimo appuntamento sarà il 17 e 18 giugno all'autodromo di Modena, mentre noi vi lasciamo con le immagini del podio. Da Alberto Fontana, Andrea Tomio, è tutto, ci si vede a Modena. Ciao! Come non detto, come non detto,